A distanza di 6 mesi, ragazzi, rimpiango ancora. Il sinistro magico, il sinistro sempre decisivo, sempre puntuale di Cosimo Chiricò. Ragazzi, l'assist di Cosimo Chiricò per il colpo di testa vincente dell'ex Pro Vercelli Mattia Vitale. Regalano 3 punti d'oro, una vittoria importantissima nel posticipo del lunedì sera, nel Monday night della 22esima giornata di campionato al Crotone di Franco Lerda. Ho tralasciato il posticipo della massima serie al Castellani, la sfida tra Empoli e Sampdoria, per concentrarmi invece sul posticipo della Serie C, una giornata davvero molto importante per l'equilibrio, per il futuro del girone C, tra la sfida per la promozione diretta tra il Catanzaro invincibile, imbattibile di Vincenzo Vivarini, 60 punti in classifica, 19 vittorie in 22 partite. 19 vittorie, 3 pareggi, quindi 22 risultati utili consecutivi. 60 punti in classifica, risponde però a meno 6. Continua questa lotta tra le due formazioni calabresi che si sono affrontate al Nicola Ceravolo lo scorso 6 novembre, con la vittoria 2-0 per la formazione di Vincenzo Vivarini. Ma attenzione, perché l'obiettivo per gli squali sarà sicuramente quello di arrivare al prossimo 13 marzo, Monday night, che l'obiettivo sarà quello di arrivare allo scontro diretto con un divario simile per poter coltivare il sogno sorpasso. Ragazzi, continua la marcia quasi perfetta davanti ai propri tifosi per la formazione di Franco Lerda. Quest'oggi arriva la decima vittoria in 11 gare, 16 gol fatti, 2 subiti. Dalla sconfitta subita lo scorso 6 novembre sono arrivate 8 vittorie in 10 partite. Quarta vittoria consecutiva, è sicuramente un ottimo momento di forma per la formazione di Franco Lerda. Dall'altra parte invece un momento da dimenticare sotto ogni punto di vista per la formazione abruzzese di Alberto Colombo, che saluta il possibile ritorno, il possibile obiettivo del secondo posto. Questa sera abbiamo una classifica che parla da sola: Catanzaro 60 punti, 54 il Crotone al secondo posto, 39 punti il Pescara, che adesso si dovrà guardare alle spalle con l'Audace Cerignola a meno 5 e la Juve Stabia a meno 6. Quindi lotta per il terzo posto tra Pescara, Audace Cerignola e Juve Stabia, lotta per la promozione diretta per la Serie B tra i due calabresi, tra Catanzaro e Crotone. Dalla sconfitta subita all'Adriatico lo scorso 27 novembre, una sola vittoria nelle ultime 8 partite. Una vittoria, un pareggio, 6 sconfitte. È un momento drammatico per la formazione di Alberto Colombo. Una partita bloccata, una partita decisa da uno squillo di Cosimo Chiricò, e non per nulla questo video l'ho realizzato con la maglia della sua ex squadra. Ha lasciato degli ottimi ricordi qui alla Città del Santo, un giocatore che per ben 2 stagioni, in 1 anno e mezzo, ha trascinato a suon di gol, a suon di assist, a suon di prestazioni. C'è sempre stato, e quella punizione lo scorso 29 maggio contro il Catanzaro sarà per sempre indimenticabile per tutti i tifosi biancoscudati. Ragazzi, e come detto, partita bloccata, meglio gli abruzzesi nel corso del primo tempo con il contropiede architettato da Tupta, il servizio per Cuppone che incrocia all'interno dell'area di rigore e colpisce addirittura il palo in diagonale a Dini, altro ex biancoscudato,
ad inibattuto. E altro squillo per la formazione di Colombo con il cross teso di Milani, la girata di Kraia, il salvataggio di Tribuzzi al 16°. Lo squillo invece per la formazione di casa, per i padroni di casa, sia al 28°, all'incirca alla mezz'ora, con Chiricò che riesce a vincere il contrasto con Kraia e all'interno dell'area di rigore fa partire un sinistro a giro che si stampa sul montante. Quindi un palo da una parte, un palo dall'altra. La ripresa si apre con gli abruzzesi che chiedono una penalty per un contatto su Brosco all'interno dell'area di rigore. Doppio cambio per il Crotone con l'entrata in campo di Cargbo, eroe, promozione per la Reggiana nei playoff contro il Bari nell'estate del 2020, nell'estate del Covid. Cargbo e Awa per Franco Lerda, e quindi due cambi comunque molto importanti che danno qualità centrocampo e velocità lì davanti. E alla fine dei conti, dopo le proteste per un tocco di mano sospetto da parte di Crescenzi all'interno dell'area piccola, l'azione prosegue, la palla finisce sull'out di destra, dove Chiricò riesce a pennellare un cross dei suoi per il colpo di testa vincente, l'inserimento tra le linee di Mattia Vitale, l'ex Provercelli, uno degli uomini voluti da Franco Lerda quest'estate, e alla fine ripaga con il secondo gol stagionale, un gol pesantissimo perché se fosse arrivato un pareggio questa sera, il Catanzaro avrebbe quasi matematicamente strappato il pass verso il sogno del ritorno in Serie B. Il gol di Mattia Vitale invece lascia aperta una piccola speranza per la formazione di Franco Lerda, il sinistro sempre delicato, sempre decisivo al momento più opportuno di Cosimo Chiricò per il colpo di testa di Mattia Vitale. Vittoria di misura, vittoria importantissima per il Crotone di Franco Lerda nel posticipo del Monday Night della 22ª giornata del Girone C di Serie C. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!